Amici, ma soprattutto amiche di Radio Tausia, siamo di fuori dal casinò di Sanremo perché questa puntata è incentrata sul Friuli Venezia Giulia, sulla Carnia, sulle persone che troviamo qui e diciamo, ah, quando ti sento mi sento veramente a casa. Siamo con The King of Cleulis, lo chiamo così, Oscar Puntel. Ciao a tutti, che bello trovare un carnico al Festival di Sanremo. Mitico Chicco, che io intervistai all'epoca, quando era il momento di YouTube, mi ricordo, mi ero filmato anche, e io ti lanciavo, vedi? E poi anche al saggio musicale. Esatto, perché io suonavo la chitarra e Oscar presentava. Ho smesso di suonare la chitarra, Oscar non c'era, era qui in Liguria, ho presentato io. È un passaggio di scelta. Cioè, veramente il testimone che passa. Sì, sì, poi mi dà il testimone. Tra un po' mi darà un calcio e verrà lui in Rai, sicuro. I pronostici ci sono. Come sta andando questo Sanremo? La Rai è molto contenta ovviamente per gli ascolti e questo significa raccolta pubblicitaria, e come azienda è super contenta per come sta andando. Da un punto di vista musicale anche una buona annata. Molto buona, devo dire, perché alle mattine noi, oltre a fare i montaggi, programmiamo le canzoni. Adesso che sono state fatte le due serate, ne abbiamo programmati all'incirca 20 su 28, che non succede, non succede mai, perché di solito saremo 3-4 dischi nel nostro stile, ma Amadeus spinge tanto su musica giovanile e questi quella sono nel i nostro risultati. Stile. Poi, sì. Chi ti è piaciuto di più? Allora, Elodie, diciamo la terna secondo te? I primi tre. Sì. Io, allora, Mengoni, perché lo dicono tutti. Tutti, no, anche io. La canzone non mi piace, ma vincerà probabilmente. Poi se non vince, bello il video. E Elodie e Mr. Rain in livello di scala. Potrei aver azzeccato il podio. Dico Elodie o seconda o terza. E poi ancora punto di domanda, perché io in realtà lavorando non riesco tanto. Cioè lavoro mentre le canzoni vanno, ascolto le prove fondamentalmente. Quindi ho sentito le prove. Sì. Mi sono piaciute molte canzoni. Erano anni che non... percepivo un livello così alto dal punto di vista musicale. Brani molto interessanti, molto intensi, e quindi c'è veramente l'imbarazzo. Poi c'è il ritorno degli articoli 31. I cugini di campagna, che devo dire, si sono un po' svecchiati. Esatto, eh? E hanno, la rappresentante di lista ha fatto anche il testo della canzone. Sì, sì. Quindi ovviamente c'era una, poi un tocco giovanile. Tocco giovanile e poi brano molto orecchiabile loro, e loro sono anche molto disponibili a parlano con tutti. Sì, poi hanno questa, un po' cringe, sono alla vecchia, però sempre sono particolari. E a livello di dietro le quinte, cioè com'è questa macchina del festival, tutti frenetici? È molto complicato, perché mostriamolo, ecco vedi, c'è molto potere, il potere di una persona, il potere dei passi. Io vedi, sono uno, una specie due, di tre e poi c'era anche un quarto lasciato in albergo, vedi, non serve tanto. Cioè il potere, a noi neanche uno, a lui è pieno. Il potere delle persone che saremmo misurato dalla presenza del palco. Sì, io sono un colonnello, vedi? Non è vero. Quindi il pronostico l'abbiamo fatto, l'incontro Carnia, Cleulis, Tausia, Friuli Venezia Giulia l'abbiamo fatto a Sanremo. Io era anni che volevo venire da Oscar e ci siamo finalmente. Adesso facciamo Radio Rai Tausia. Lo facciamo presto. Tausia Rai. Sì. Poi la Rai approva questo sicuro, giusto? Approvo io, la tagghiamo anche e lo vorrà. Ma tagga tutto. Facciamo. Però posso dirti perché ti ho portato qui? Sì. Una nota storica. Sì, ricordiamola anche agli amici a casa. 1951, prima edizione del festival, nasce qui. Ecco, quindi qua è dove tutto è partito. Qua è dove tutto è partito. Io ti ho portato prima all'interno, dove ci sono le signore anziane che giocano, si sparano la pensione sul tavolo verde del casino, anche sulle slot machine. Lì c'era una volta un teatro. Sì. E si chiamava Teatrino delle Feste del Casino di Sanremo, e lì si fece la prima edizione. Vedi. È la cosa bella di venire a Sanremo e un Tierniel ci porta alla scoperta di Sanremo. Esatto. È meglio, è più diretto. Parliamo la stessa lingua. Perché io sai la che sono i puesci che veramente sono importanti. Sottotitolo, perfetto per gli amici international, perché andiamo dappertutto. E quindi, vabbè, grazie Oscar, è stato un piacere grandissimo. Ma io sono molto felice di averti incontrato qui, e saluto anche Del Forno. Ecco, il nostro cameraman, che fa anche lui le interviste, no? Certo, siamo multi tutto. Hai visto un po' in gente in giro, molta gente strana. Io dico sempre, con Sanremo si apre il circo equestre. Sì, ce n'è di ogni. Persone qua. colorate sulle maglie. Poi basta accendere, basta insomma che questi vedano una spia rossa della telecamera. Ma è quello. Come la smoscia sulla marmellata. Sottotitolo. È il palcoscenico delle eccellenze italiane, non solo, comunque, non so, nei loro settori. Anche del trash, dai. Mandi a Ducci e ci sentiamo. Una bussata.